Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati a Trieste in diretta in questo primo blocco che va dalle 6 alle 6 e mezza circa. Parleremo con Diego Manna, che abbiamo nostro ospite qui in studio. Buonasera, Diego Buonasera, Manna, buon pomeriggio. che è biologo, scrittore, viaggiatore, ciclista a Ciclo, questo sì, punto. Insomma. cicloviaggiatore, un po' di tutto, Ecco, un un po', po' sì, di tutto. diciamo. Oggi ci illustrerai questo che è il tuo libro che hai presentato proprio recentemente, oltre a descriverci un po' quelle che sono le tue attività e anche questa vita in bicicletta, in viaggio, cosa non semplice, non fattibile per tutti, proprio perché viaggiare in bici, prendere e partire, come parlavamo anche poco fa fuori onda, non è cosa semplice, proprio perché molti devono scontrarsi con i problemi di ogni Sì, giorno, della vita, esatto, la famiglia, logistica lavoro, eccetera, familiare, eccetera. diciamo. Io partirei dal libro. Il titolo è esattamente quello che vediamo come titolo di questa puntata, Polska Rivemo. Sì. Ricordiamo che il libro è in dialetto. Il libro è totalmente in dialetto triestino, è scritto da me con disegni di Michele Zazzara, che saluto, purtroppo purtroppo, insomma, è in Svezia, a Stoccolma, a fare una scuola di grafica, quindi diciamo è suo, quindi non purtroppo, ma per fortuna, diciamo, sta studiando appunto la sua passione. Il libro è totalmente in dialetto triestino, racconta il nostro viaggio da Trieste a Cracovia, viaggio che abbiamo fatto in bicicletta. Eravamo in sette, quindi non solo noi due. E siccome però ci sembrava un po' ambizioso scrivere un libro di un viaggio da Trieste a Cracovia quando altre persone hanno scritto libri di viaggi in bicicletta attorno al mondo, indifferente, abbiamo pensato di alternare il diario del viaggio con delle nuove Maldobrie. Abbiamo cercato anche di rinnovare un po' la tradizione delle Maldobrie e così in pratica il libro è diviso a metà. C'è una metà che è la storia di Uccio e Ciano, due anziani in Osmizza, che ispirati le tappe da quello che succede a noi durante il viaggio, si ricordano degli aneddoti e se li raccontano utilizzando proprio la forma tipica delle Maldobrie di Carpinteri Faraguna. Abbiamo cercato così Di di alternare, di spezzare un alternare. po'. E un'altra cosa che abbiamo cercato di fare è quella di utilizzare due dialetti diversi. Il diario è un dialetto più giovane, il dialetto che usiamo noi comunemente, quotidianamente. Perché? Perché è scritto in prima persona. Le Maldobrie invece utilizzano un dialetto più antico, perché sono due anziani, appunto, e quindi utilizziamo dei termini che sono un po' vetusti, Poco un più po', ricercati, sì, esatto, un po' più magari. ricercati. Questo per mostrare proprio l'evoluzione del dialetto triestino e mostrare che alla fine, anche se cambia, anche se certe costruzioni cambiano, quello che è importante è che resti la metrica, il ritmo e il morbim, per dirlo alla triestina. Certo. Questo è quello che abbiamo cercato di fare. Ecco. Pensiamo di esserci riusciti, ma Beh, insomma, chissà. penso proprio di sì. Questo libro è stato presentato al Ciclomundi. Al Ciclomundi, Vuoi sì. descriverci un po' l'evento, la giornata, com'è andata? Allora, il Ciclomundi è il festival nazionale del viaggio in bicicletta e si tiene a Portogruaro e dura 3 giorni, da venerdì a domenica. Noi siamo stati invitati a presentare questo libro, in quanto libro diario di un viaggio in bicicletta, appunto. Ed eravamo in programma sabato pomeriggio. C'erano anche altri, ovviamente, cicloviaggiatori, anche loro con viaggi ben più lunghi del nostro, gente che ha fatto il giro del mondo, gente che ha fatto 5.000 km Però. in bicicletta. Sì, per cui eravamo molto contenti, molto emozionati di essere stati invitati, anche perché il libro è in dialetto triestino e Quindi ha un'identità molto forte anche Esatto, il quello, no? palcoscenico Non era invece. soltanto il viaggio, era il viaggio in Esatto. triestino, come Sì, e il dire. palcoscenico invece era un palcoscenico nazionale, per cui eravamo un po'. Non sapevamo quale sarebbe stata la risposta, no, del pubblico. E poi? Invece, e poi la risposta è stata molto, molto forte, va bene che Portogruaro comunque è dialetto veneto, per Sì, c'è cui tutto una sommato, sonanza, esatto, c'è sì, una che aiuta. assonanza. Però noi abbiamo fatto una presentazione di un'oretta circa, la prima parte dedicata al viaggio l'abbiamo fatta totalmente in italiano, per cui era comprensibile a tutti quanti. La seconda parte abbiamo fatto una lettura proprio della Maldobria, per cui io e Paolo Stanese ci siamo travestiti da Uccio e Ciano e abbiamo recitato un po' questa Maldobria e abbiamo scelto quella che a noi fa più ridere, quella di Trieste conquistata dai Friulani nel 2030. Vuoi dare qualche strato? Vuoi fare qualche piccolo Qualche piccolo passaggio? estratto, sì, allora c'è ovviamente i friulani nel 2030, cominciano con un bombardamento con le frecce tricolori, poi entrano con i trattori, passano l'Isonzo e alla fine cosa succede? Che la storia è basata su Jimmy l'americano, che era un personaggio molto famoso negli anni 90, abbiamo voluto anche dargli un po', Risalto, sì. dare risalto a questa figura.
Jimmy si trova nel futuro, trova Trieste conquistata dai Friulani, trova un 15 catalogo appeso in Piazza Unità con le 15 regole della nuova Trieste del Friuli, per cui assolutamente vietato Ailo, Ulo, come se, ma tutto sostituito da Mandi, assolutamente vietato il Volentieri, ma tutto sostituito da Combinin. E assolutamente, adesso non mi ricordo esattamente tutte le 15 regole. Ah sì, una era che la squadra della Triestina Calcio deve fallire e dopo dicono, ah beh, ma ci avete pensato già da soli, insomma, bravi, questo vi fa onore. Su quello insomma. Vi siete portati avanti. Esatto, vi siete portati avanti con il lavoro. Okay. E su questa cosa qua che pensavamo che a Porto Gruaro magari passasse un po' in sordina, esatto, magari. Invece ci sono stati applausi a scena aperta, per cui siamo stati molto felici di questa cosa. C'era poi un'altra parte dedicata a un test di triestinità, perché Jimmy l'americano, Jimmy era americano, no? Negli anni 90, arrivava appunto nella roccaforte dei triestini, dei ribelli triestini che volevano ribellarsi a questa conquista friulana, e per entrare doveva passare un test di triestinità. Questo era molto molto difficile. E anche questo è stato capito, è stato apprezzato assolutamente, quindi ci ha fatto molto, molto piacere. Beh, questa cosa chiaro, qua. Anche perché proprio perché il dialetto non era, diciamo, di tutti, però esatto, il dialetto e la storia. Assolutamente. C'erano altre presentazioni in dialetto o eravate l'unica? Eravamo l'unica presentazione in dialetto. Quindi anche questo vi ha un po' distinto in tutto questo, sì, ecco. Assolutamente, sì. Come giudichi anche gli altri lavori, visto che eri lì, che hai visto un po' quello che hanno fatto gli altri? Cioè, se tu ti dovessi paragonare un po' a ciò che è stato anche presentato, cosa ti viene da... Sì, noi siamo stati un po' sfortunati, perché dovevamo essere sabato sera, siamo partiti sabato mattina, abbiamo detto siamo da Trieste, dobbiamo presentare un libro di un viaggio in bicicletta, andiamo in bicicletta. E poi è venuto il diluvio. Siamo andati in bicicletta, è arrivato il diluvio, siamo arrivati alle 3:30 a Porto Gruaro, è arrivato il diluvio anche lì, per cui siamo stati sotto una tettoia fino alle 5, alle 5 ci hanno detto che lo spettacolo era trasferito in palazzetto, e in palazzetto eravamo noi e dei gruppi musicali, per cui abbiamo assistito a dei gruppi musicali abbastanza, cioè molto interessanti assolutamente, che proprio emozionanti, anzi, dopo c'era la partita della nazionale, e il giorno dopo c'erano altre presentazioni, però noi dovevamo già partire, per cui in realtà non ci siamo goduti tutte le presentazioni. Ho capito. Però c'erano personaggi notevoli del calibro di Emilio Rigatti, per esempio, che è stato uno degli ispiratori delle nostre avventure in bicicletta, perché la nostra passione è nata dopo aver letto il libro di Rumiz, Tre uomini in bicicletta, in cui i protagonisti erano Rumiz, Rigatti e Altan. E il fatto che ci fosse Rigatti anche a vedere noi, che era suggestivo. Sì, era suggestivo, mi ha fatto molto piacere. Assolutamente. Sì, insomma, cioè questo ribaltamento dei ruoli, noi che parliamo del nostro viaggio, che assolutamente lo consideriamo una cosa normale, e c'è Rigatti che guarda, che è l'ispiratore un po' del... Che partecipa anche, no? Cioè, in qualche modo, visto che era lì, insomma, era presente, bene o male, si può anche medesimare che la fonte di ispirazione è lui stesso, insomma, in qualche modo doveva essere suggestivo. E, parlaci un po' delle tue attività, perché non sei solo scrittore, sei anche biologo, ne abbiamo parlato prima, e, insomma, hai Trieste comunque a cuore, visto che collabori anche con molte realtà triestine. Sì, ho Trieste molto a cuore, io sono biologo, mi piace definirmi biologo non praticante, ho lavorato alla riserva marina di Miramare, alla riserva naturale della Valle Cavanata, adesso purtroppo non lavoro più in queste riserve qua, ho aperto un'attività, una cooperativa editoriale per cui pubblichiamo libri relativi a Trieste, proprio per questa nostra passione per il triestino, per tutto quello che ruota attorno a Trieste. Pubblichiamo il sito bora.la, notizie riguardanti Trieste, sito bottega.la, tutti i libri di tutte le case editrici triestine, proprio per mandare avanti la nostra cultura un po' in tutta Italia. Altre cose che faccio, sono uno degli organizzatori dell'Olimpiade delle Clanfe, quindi anche lì siamo in piena triestinità. E un'altra cosa che riguarda anche le bici, la arrampicata santa, quindi la scalata in bicicletta di Scala Santa, in bicicletta e a piedi. Beh, insomma. Quindi solo per pazzoidi. Anche questo ha un'identità molto forte nel territorio. E anche queste cose qua ci danno molta soddisfazione, perché l'ultima arrampicata santa l'ha vinta, la prima, in realtà non la seconda, perché adesso sarà la terza edizione il 22 settembre. Ok. La prima edizione l'ha vinta un ragazzo di Milano che è venuto qua per correre, ha letto su via web dell'esistenza di questa gara, è venuto qua e si è fatto Scala Santa in salita in bicicletta
in 10 minuti. Però, quindi da Roiano a Opicina si arriva in 10 minuti. Anche insomma, una buona prova fisica, sì, anche sua, assolutamente. Personale, venire da Milano, poi dopo, sì, vincere anche, fra l'altro. Vincere, e dopo ha preso il treno delle, certo, 4 del pomeriggio, sì, è tornato a Milano. Una scampagnata praticamente per, sì, lui, praticamente, no? Sì. È venuto, sì, qui, sì, vieni, vidi vici, è arrivato, ha vinto, se n'è andato. Esatto, sì. Però soddisfazione. Certo, quello senz'altro. E questo è questo Polska Rivemo, è il tuo secondo libro, giusto? È il secondo libro che riguarda i viaggi in bicicletta. Ecco, il primo è 5 bici dove c'è una gallina con due teste, che è ispirato al viaggio che abbiamo fatto da Trieste a Budapest. Mm. Anche qui c'è sempre la doppia natura del suo del libro, sì, diviso, sì, in due. Sì, anche, esatto, qui stessa metodologia come stessa nel secondo? Stessa metodologia. C'è Uccio e Ciano che, ispirati da quello che ci succede durante il viaggio, si raccontano delle maldobrie. Quindi anche un terzo libro sarà. Un terzo libro potrebbe, sì, è già in cantiere? È già in cantiere, ah, assolutamente. Bene. Dobbiamo vedere quando farlo uscire, perché quest'anno siamo andati in Montenegro in bicicletta. E quindi riprenderete questo itinerario. Sì, si chiamerà 5 bici e un amaro Montenegro, perché uno del gruppo, prima del viaggio, ha avuto la grande idea di dirci: beh, ragazzi, guardate, io so che in Montenegro non hanno assolutamente l'amaro Montenegro, per cui noi, per fare la vera roba super, ci portiamo tutti quanti una bottiglia di amaro Montenegro, e arrivati lì la diamo ai nativi montenegrini. Sì, sì, sì. Che si spera dopo la prendano bene. Sì, e in realtà l'amaro Montenegro è diffuso assolutamente anche in Montenegro, quindi ci siamo portati un chilo di bottiglia che in bici si sente assolutamente. Sì, 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 no? Assolutamente, poi per niente. Ogni chilometro uno slucchino. Sì, poi il bello era che a nessuno di noi piaceva l'amaro Montenegro. Ah no? Addirittura? No, infatti, per cui... Quindi è stato anche un difficile verso. Esatto, è andata così. Qualcosa che non... E invece è... prima avevo scritto i Monon Behavior, che forse sono più conosciuti. Sì. E sono delle finte riviste scientifiche, però si usa il modello scientifico di narrazione, uh-huh, per raccontare cose tipicamente triestine, quindi studi sulle clanfe, sì, 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 e queste cose qua. Si può dire che è una sorta di approccio serio a cose banali. Esatto, che poi, sì, banali non sono, nel senso, sono banali nel perché non cambiano la vita, però sono quelle particolarità, quelle attitudini tipiche, sì, magari, esatto, locali, come, esatto, hai detto tu, le clanfe, come può essere lo Smith, come può essere la Bora, assolutamente, può essere, sì, sì, sì. Anche c'è, spesso e volentieri si vedono i decaloghi di chi è triestino e chi no in base, esatto, alla Bora, no? Come, sì, riconoscere, cioè, sì, vedi, sì, che quello non triestino ha l'ombrello aperto quando c'è la Bora, no? Il triestino capisce, assolutamente, cioè, lo sa, e quindi cosa da non farsi mai, assolutamente. Ecco, al di là di queste attività di scrittura, hai fatto tanti viaggi chiaramente descritti nei, mm-hmm, libri. Che viaggio ti manca? Che secondo te è quello che magari, non so, mm-hmm, ti senti di voler fare, mm-hmm, oppure se poi magari anche in futuro? Sì, sì, il mio grande sogno adesso, il progetto del 2015, è fare Trieste-Mosca, perché abbiamo un contatto a Mosca, un triestino, che ci ha preso in simpatia, ha letto i libri, ha detto: beh, dai ragazzi, venite a Mosca, vi do una mano con la logistica, tutto quanto. Sono 2300 chilometri, quindi è impegnativo. Andata. Sì, sì. Il ritorno lo facciamo sempre in treno, sì, sì, in furgone. Cioè, in questo caso credo il viaggio aereo. È l'andata. Il viaggio, perché, è l'andata, insomma, sì, perché tornare indietro... Punto A, punto B, perché dopo tornare indietro, insomma. Esatto, pensare poi di rifare lo stesso percorso in bicicletta Non ti dà la stessa sensazione. Mentre in realtà, quando siamo andati a Cracovia, siamo tornati indietro in furgone, abbiamo trovato un ragazzo che ha fatto in furgone, è partito da Cracovia alle 9 di mattina, sì, con noi sul furgone. È arrivato a Trieste alle 9 di sera, ci ha lasciato lì e è ripartito per Monaco, dove sarà arrivato mezzanotte. Ah, quindi una specie di Superman della insomma, guida. Sì. Però il bello è che durante il tragitto ha fatto le stesse strade che noi avevamo fatto l'andata in bicicletta. Certo. Ed era una specie di rewind, sì, 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 di tutto quello che ci era successo. Era una sensazione stranissima. Quante persone prendono e vanno così, come fate voi? Cioè, sì, ne avete viste tante per strada anche durante i vostri viaggi? Sì, secondo me è un fenomeno assolutamente in crescita. Ah. Proprio perché, il fatto che ci sono tantissime persone che lo fanno, tantissime persone che lo raccontano, ti passano la passione, ti viene voglia di farlo anche a te, e scopri che non è assolutamente un'impresa. Mm. Noi quando abbiamo letto Tre uomini in bicicletta, pensavamo: questi qua sono andati da Trieste a Istanbul, scusa, hanno fatto un'impresa assoluta, dobbiamo farlo anche noi. Eravamo giovani, ci siamo detti: dobbiamo farlo entro i 30 anni, perché sai, da giovane pensi che a 30 anni ti arrivi il giro di boa, no? In realtà non cambia niente.
Però in realtà poi siamo andati a Berlino, quindi 1400 chilometri, e abbiamo scoperto che una cosa non è assolutamente un'impresa, è una cosa che secondo me tutti dovrebbero provare a fare, magari in misura ridotta, certo. Magari la Parenzana. Magari si comincia con Trieste Sistiana. Esatto, sì. O la Parenzana in 3 giorni, te la godi, la fai con calma, fai 40 km al giorno e vedi che è proprio un modo diverso di viaggiare, ti godi tutti i chilometri, incontri persone. Senti gli odori, i colori, i sapori delle strade. Cambia anche ti dentro, cambia assolutamente, no? Ti cambia dentro. Sai che la mattina ti svegli, sai che dovrai pedalare, quella è la tua missione. Non hai pensieri di dove dovrai arrivare. Sai che dovrai solo pedalare e goderti tutto quello che il percorso ti dà, chilometro dopo chilometro. Faresti mai un viaggio da solo, però? Perché tu ci hai raccontato dei tuoi viaggi in compagnia. Lo faresti mai da solo? Questa è una bella domanda. Io li ho fatti sempre in compagnia. In gruppi di minimo 3, massimo 7. Mi sono divertito in assoluto di più quello in cui eravamo in 7. Quindi io sono molto un credente dell'importanza della compagnia. Gruppo. Da solo, non so, per adesso credo di no. Assolutamente. Ma per una questione di, non so, noia o per una questione anche di sicurezza? Perché magari avere lo stimolo dell'altro amico che va avanti ti aiuta a continuare, o anche qualsiasi tipo di emergenza che poi uno tocca il naso se non se la vuole chiamare. Però sa, uno ci pensa, perché insomma ti fai Trieste, Vienna, ti fermi a Salisburgo, che succede qualcosa, sei da solo. Sì. Fondamentalmente. E anche per quello oppure più per una questione di noia? Più per noia, perché comunque, pur essendo al quinto viaggio, nessuno del nostro gruppo è diventato veramente scaltro nel preparare i viaggi, per cui nessuno di noi riesce a prevedere cosa succederà. Per cui un viaggio da solo, credo che tutti noi partiremmo così, è quello che succede. Caso. A caso, sì. E invece, pur essendo in gruppo, quando sei in bicicletta puoi isolarti, puoi metterti in disparte, sei lì nei tuoi pensieri, stai lontano dall'altro gruppo. Hai la sicurezza che comunque loro però sono là. Però hai la sicurezza che loro sono là, hai la sicurezza che a cena saremo in 5, certo. In 7. Ed è una cosa molto, molto bella. Come si vivono le tappe del viaggio anche nei momenti in cui non si pedala? Cioè la notte, il pranzo, i pasti, le esigenze personali, fisiologiche. Cioè come si vivono? Un po' all'arrangiata, perché non è difficile pianificare anche quando il tragitto è lungo. Ogni tappa si può fare, penso che si possa fare senza grossi problemi. Ma voi come avete pianificato i vostri viaggi? Allora, noi eravamo un gruppo, siamo sempre stati un gruppo in cui c'è sempre stata una mente organizzatrice. Il bello di organizzare un viaggio è avere tipo 7 persone, ciascuno dei quali ha un ruolo. Noi eravamo tipo una barzelletta, eravamo un ingegnere, uno storico, un biologo, un chimico. Un meccanico, sì, avevamo ciascuno il proprio ruolo. L'ingegnere è quello che fa tutto il percorso, per cui sapevamo esattamente dove arrivare ogni giorno. Ovviamente devi essere elastico, perché in 7 può succedere di tutto. Certo, assolutamente. Lungo il viaggio verso Cracovia, il venerdì 17, neanche a dire, ci è successo assolutamente di tutto. Porca miseria. Uno dei nostri gli si è rotto un raggio, e anche qua si vede la nostra, pur avendo esperienza, inesperienza, perché nessuno di noi sapeva cosa potesse succedere quando ti si rompe un raggio. Cosa succede? Non so. Abbiamo trovato una ciclofficina in Slovacchia, ci hanno riparato questo raggio, 8 euro, quindi sì, fantastico. Cos'è così, molto... Ci parlavano in slovacco, noi dicevamo sì, solo di sì, va bene. Quello super. Ti firmava il conto? Firmava, sì, 8 euro, vabbè. Fantastico. Ma cosa comportava la rottura di un raggio? Si poteva continuare... Ma sì, non l'abbiamo ancora capito. Non l'avete in realtà, penso che per non rischiare l'avete riparata. Per non rischiare l'abbiamo riparata. Penso che il peso della ruota va su tutti gli altri raggi, per cui pian piano ti si rompono anche gli altri raggi. Quindi meglio non rischiare. Lo stesso giorno io mi sono schiantato contro una macchina. Addirittura? Sì, perché eravamo dopo una discesa, questa macchina ci è sorpassato a sinistra, ha pensato bene di girare a destra. Senza mettere la freccia. Senza mettere la freccia, perché? Perché il ciclista sta a destra e quindi la macchina pensa che il ciclista starà sempre a destra. Questo qua doveva girare a destra e mi ha tagliato la strada. Sono finito dentro nella portiera, gli ho portato via lo specchietto, sono caduto un 5 metri più avanti, miracolo, non mi sono fatto assolutamente niente, ma nemmeno un graffio. Che quando tornavo a Trieste raccontavo questa storia e dopo mi dicevano, boh, ma mostrami cosa ti sei fatto. Sì, fammi vedere qua. Dove... Ma va, figurati cosa, sì, non ti sei fatto niente. Però sì, lì abbiamo perso tantissimo tempo, certo. Ci siamo dovuti fermare prima, quindi devi essere comunque elastico. Anche perché dopo magari perdi qualche tappa del viaggio, perché rallenti, alcune dopo cerchi di recuperarle più avanti, quindi bisogna cercare di equilibrare un po' le cose per dopo ritornare in carreggiata di viaggio, in itinerario.
Com'è la cultura nei diversi paesi per il ciclo viaggiatore? Perché insomma penso che sia differente anche già fra Italia e Austria, ma come viene visto anche non solo il viaggiatore in sé, che tipo di strutture può beneficiare, cioè le ciclabili, le strade pedonali, non pedonali, le statali, come è proprio anche visto? Come te l'hai vissuta tu, sì, la differenza di paese, di cultura? Allora, a Trieste siamo un po' indietro purtroppo, è difficile girare in città in bicicletta, io ci giro ogni giorno, da quando ho scoperto la bicicletta ho scoperto che girando in bicicletta ogni giorno per andare a lavorare risparmio 100 euro di benzina al mese e fa la differenza anche economica. Però purtroppo io stesso da automobilista, quando ci sono i ciclisti, ho difficoltà a passarli, mi infastidisco, perché non ci sono abbastanza infrastrutture, non ci sono ciclabili, per cui da questo punto di vista qua a Trieste, un po' in Italia, siamo un po' indietro. Appena passi il confine sono già più abituati a vedere i ciclisti, a vedere i viaggiatori. Austria, Germania, assolutamente sono il ciclista ha la precedenza su tutto, ci sono ciclabili quasi dappertutto, nessun problema. Ungheria, Repubblica Slovacca, pensavamo di trovarci un po' come in Italia, un po' indietro, in realtà anche là ci sono tante ciclabili, magari tenute male, però sono comunque separate dalla strada, quindi ti senti già al sicuro. Per esempio la ciclabile sulle rive, che tanti criticano, io quando arrivo sulla ciclabile sulle rive so che dovrò fare slalom fra i pedoni, che sono abituati, che quello è un marciapiede e pensano che non ci debbano essere biciclette, però mi sento già al sicuro, per cui già quella è una specie di tana, no? Quando giocavi a nascondino, sono al sicuro. E così nei paesi dell'est è così. E quest'anno che siamo andati in Montenegro, in realtà in Bosnia, in Croazia, abbiamo trovato pochissime ciclabili, eravamo quasi sempre sulla statale, quindi non ci siamo goduti tantissimo il viaggio in bicicletta. Quando sei su una statale devi stare perennemente in fila indiana uno dietro l'altro, non te lo godi. Su una ciclabile stai appaiato, chiacchieri, canti, te lo godi molto di più. Non ti ho chiesto perché Mosca? Perché ho fatto un attimo un flashback rispetto a prima, non ti ho chiesto perché Mosca, mi è venuto in mente adesso perché ho visto Polska, mi è venuto in mente Mosca. Polska. I miei soliti. Insomma, c'è questo triestino a Mosca che è andato lì per lavorare e ha conosciuto i nostri libri, ci ha scritto: ah, venite a Mosca, vi do una mano io. Sono tanti chilometri, stiamo cercando di organizzarci. Tuttavia è pur sempre un mese in cui devi partire, lasciare tutto quanto e andare via solo in bicicletta, per cui se lavori difficilmente hai un mese di ferie, no? Bisogna gestirsela in qualche modo, no? Se hai una famiglia, stare via un mese è difficile. Un viaggio in bicicletta non è una cosa assolutamente facile da fare, a meno che non fai Trieste e Budapest, la fai in una settimana, tutti hanno una settimana di ferie, si può fare. Però viaggi intorno al mondo, viaggi così grandi, è tanto dispendioso fare un viaggio, esempio Trieste-Budapest? Cioè nell'ordine delle idee, per far capire, ok, io mi compro una bici da X euro, buona possibilmente, perché se vai con una cosa presa, non so, così, molto in economia, dopo avrai difficoltà lungo il percorso e uno penso che ne risente anche alla prima buca. Quindi, fatto salvo che uno magari si attrezza di una buona bicicletta, dopo quanto deve... Che tipo di spesa deve affrontare? Di spesa economica, dici? O proprio... Sì, economica. Ah, in realtà, allora, noi siamo sempre partiti un po' all'avventura. All'avventura, sì, esatto, all'Armata Brancaleone. Quindi organizzazione assicurata sempre dall'ingegnere del gruppo. E noi 2 giorni prima, va bene, ci troviamo le 9 in Piazza Unità e partiamo. Le nostre bici non sono assolutamente professionali, sono regali di laurea fatte fra di noi, per cui qualcuna costa 300 euro, ma è una mountain bike normale ammortizzata davanti, ma qualcuno è partito anche con una mountain bike di quelli degli anni 90. Quindi assolutamente da questo punto di vista puoi partire con qualsiasi tipo di bici. Durante il viaggio noi ci organizziamo per dormire. Tanti ho sentito che si portano dietro la tenda e hanno tutta la mia stima, però noi siamo un po' più pigri e abbiamo il sogno del letto durante il viaggio, no? Per cui arrivare e pensare di avere un letto che ti aspetta è già un obiettivo raggiunto. È un obiettivo, sì.
Viaggiando verso est, così le stanze non costano tantissimo. In Slovacchia trovavamo un posto per 8 euro a persona, per cui poco. Le cene anche costano assolutamente poco. La cena è proprio l'obiettivo del ciclista, del cicloviaggiatore. Perché il pranzo è un po' al volo, giusto? Il pranzo è assolutamente al volo, sì. Okay. Ti fermi in un supermercato, compri un panino e lo mangi. La colazione di solito è compresa nella notte prima. Sì, e per il pranzo o ti porti via i panini della colazione, che non abbiamo ancora capito se sia lecito o meno, però si fa, oppure appunto ti fermi in supermercato. Okay. Però sì, la cena invece è una sacralità, la fai. La cena diventa sì, sì, la cena con la dormita diventa l'obiettivo, esatto, di ogni diventa giornata. L'obiettivo di ogni giornata. E viaggiando verso est i costi sono veramente ristretti, una cena costa 10 euro, un letto costa 10 euro con 30 euro al giorno te la cavi. Io presumo che voi abbiate sempre fatto viaggi in stagioni calde, bene o male, perché andando all'est, se dopo si partiva a dicembre, penso che c'era anche difficoltà. Che stagioni avete scelto di solito? Noi siamo sempre partiti da giugno ad agosto. Ah, ok, quindi quindi sempre in piena estate, sì, assolutamente. Anche quindi, per sfruttare di più le ore di luce. E anche, presumo, per non caricarsi di diciamo abbigliamento troppo pesante, perché dopo non è che si ha il caravan dietro, cioè c'è una bici, quindi hai delle sacche. Hai una bici, hai le sacche dietro, piene, e su questa... particolarmente su questa cosa qua c'è un aneddoto abbastanza divertente. Sì, raccontacelo, abbiamo ancora un paio di minuti. Una volta siamo andati sul Glockner, quando siamo andati verso Monaco, no? E siamo partiti in giugno, e per noi, sariando le barcolane, giugno vuol dire boxer, infradito, esatto, no? Quindi ci siamo portati i pantaloni corti, magliette corte, bermuda, esatto, assolutamente nulla. Siamo arrivati sul Glockner e abbiamo trovato la bufera di neve. Benissimo. Quindi sì, abbiamo usato le calze come guanti. Addirittura. Sì, sì, no, c'era neve, c'era ghiaccio, su c'era il ghiaccio. Veramente abbiamo preso un freddo micidiale. Questo per dire che magari prima di partire bisogna un attimo studiarsi, sì, un attimo almeno studiarsi, informarsi un minimo. Il punto di arrivo. Farai mai il Cammino di Santiago? Perché so che è una meta forse un po' troppo diventata un po' commerciale magari, però tanti la fanno. Tanti la fanno, qualcosa che ti ispira oppure non... L'ha fatto un mio amico, in realtà no, non mi ispira non tantissimo, ispira. No. Beh, magari un giorno la farò, sì, però a me ispirano tantissimo i viaggi verso est. Ok. Sì, perché boh, io sono un purista delle partenze da Piazza Unità, no? Sì, sì. Dalla fontana di Piazza Unità si parte. E viaggiando verso est, al primo giorno sei già in Slovenia, sei già con una lingua diversa. Ti senti già in vacanza, in qualche modo. Ti senti già in un mondo parallelo, no? E il bello è che noi, la prima tappa degli ultimi tre viaggi era sempre Logatec, che è a tre quarti d'ora di macchina, quindi dietro. Sì. Ma arrivarci in bicicletta ti sembra di essere veramente dall'altra parte del mondo. Cioè arrivi stanco, arrivi qua, c'è un'altra lingua, ci sono altre usanze, altri piatti, anche se... Ci si sente lontani in qualche modo, no? È proprio una sensazione bellissima. Praticamente mi escludi che farai un viaggio italiano. Per adesso sì. Ok, proprio anche per questa questione di sentire sempre un po' la vicinanza. Il cambiamento, con... sì. Ok, benissimo. Insomma, è un aspetto particolare, però apprezzabile, perché magari, sai, alcuni dicono, no, preferisco viaggiare in Italia, perché se sei più sicuro stessa lingua, qualsiasi cosa, mi rivolgo a chiunque, quindi sono due aspetti però diversi. Dalle lingue diverse nascono anche aneddoti, incontri particolari. Assolutamente. Per esempio in Slovacchia abbiamo incontrato un personaggio che ci ha invitato una sera, noi stavamo tornando a casa, questo qua ci ha fermato, ci ha detto, ah, italiani, no, venite nel mio pub che c'è birra per tutti, siamo andati là, ci ha convinto. L'esca, sì, ci serviva queste birre qua, e poi lui parlava italiano, perché ha lavorato qui. E dopo un po' di birre ci ha detto, ah, ma ragazzi, io sono slovacco e parlo italiano, perché voi italiani non parlate slovacco? E lì il nostro ingegnere del gruppo si è camuffato da scienze dell'interculturalità, e gli ha risposto, beh, ma perché noi siamo partiti da Trieste, abbiamo visto tutti i paesi che avremo percorso, non è che abbiamo imparato tutte le lingue. E avevamo Michele che parla lo sloveno, e abbiamo pensato, sloveno, slovacco, sarà la stessa roba. Non l'avessi mai detto. No, infatti, li siamo sbiancati tutti. E lì pensavamo, adesso da quando ci buttano fuori a casa. In realtà, l'ha presa bene, ci ha fatto pagare tutte le birre. Eh beh, per forza. Sì, esatto. Però, siamo ancora vivi. Magari potevate scroccare qualche birra se non veniva fuori questa storia. Pazienza, insomma, così è andata, che sono ricordi che ti si porti dietro. Noi siamo in chiusura perché abbiamo proprio esaurito il nostro tempo.
Volevo vedere se c'era ancora qualcosa su cui approfondire, ma penso che tu, fra presentazione del libro e presentazione del viaggio, hai un po' esternato tutto ciò che è di bello e di buono, non solo hai scritto nei libri, ma anche hai vissuto nella tua pelle. Ancora grazie per questa esperienza vissuta e raccontata qua a Trieste in diretta. Grazie a te. Insomma, bocca al lupo per i prossimi viaggi. Crepi, grazie. Perfetto, noi ci vediamo fra pochissimo con il secondo blocco di Trieste in diretta. Restate con noi, a fra poco.